Dopo la grande esposizione monografica di Jan Fabre, la collettiva Italia arriva al Forte Belvedere la mostra Gong, dedicata al grande protagonista dell'arte contemporanea, il maestro Eliseo Mattiacci. Fino al 14 ottobre, a cura di Sergio Risaliti, in collaborazione con lo studio Eliseo Mattiacci, possiamo trovare distribuite nel giardino e all'interno della palazzina del Forte Belvedere 20 sculture, accompagnate da un nutrito gruppo di disegni, più di 60, che per la prima volta rendono omaggio anche all'attività grafica del maestro Eliseo Mattiacci. Sì, la grande mostra estiva quest'anno celebra l'arte di uno dei protagonisti del nostro tempo, dell'avanguardia dagli anni 60 ai nostri giorni. Opere monumentali dispiegate sugli spalti del Forte Belvedere, che mai come oggi si deve proprio definire un belvedere, ma un belvedere che non si commisura solo al magnifico spettacolo dello skyline rinascimentale della città di Firenze, ma un belvedere che ci vuole orientare, che vuole orientare il nostro sguardo verso il cosmo, verso l'alto, verso il cielo, a proiettarci con l'immaginazione e con lo spirito verso quegli spazi sovrumani di cui erano innamorati contemplatori sia Leopardi che Galileo Galilei. Ed è proprio in questa traiettoria fra arte e scienza, tra antropologia e metafisica che si colloca la grande arte di Eliseo Mattiacci. Infatti, un tema che è quello dell'infinito, che richiama anche un po', al di là del lato filosofico, anche le origini marchigiane, no? Beh, Dell'artista. sicuramente, c'è cioè, sicuramente nel DNA dell'artista questo riferimento alla siepe, sicuramente nel sangue, scorre un po' la linfa vitale del pensiero sublime e della poesia romantica di Leopardi. È un artista poeta, lo definirei così. Le sue opere pesantissime, alcune 80.000 kg, una di queste opere, la scultura che guarda, pesa, è pesante 80.000 kg, ma sono leggerissime, sembrano fogli di carta ritagliati, in cui l'artista, con uno spirito quasi post-surrealista, lo potremmo definire, ha ritagliato un immaginario di simboli, di misure, di proporzioni, di mappature che sono la comunicazione diretta, che sono in comunicazione diretta con il cosmo. La cosa che più sorprende e che più dobbiamo ammirare è la capacità di quest'artista di realizzare delle opere che non hanno tempo, in fondo. Possono addirittura sembrare realizzate all'interno di un rituale preistorico, come quelli che si delineano a Stonehenge e in altri luoghi del mondo, ma possono anche essere le opere che già comunicano, parlano con entità sovrumane extraterrestri che dalle periferie dell'infinito stanno guardando verso il nostro pianeta. Una mostra che si snoda con opere dedicate anche a quella che è la realtà del Museo del Novecento. Beh, c'è stata un'anteprima al Museo Novecento, recentemente inaugurato con un nuovo allestimento che lo ha completamente reinventato per donare alla città di Firenze un museo che sia nei contenuti, nel programma e nella spazializzazione, nella definizione proprio degli spazi, è di matrice internazionale. Come mai e perché la scelta del titolo Gong per questa esposizione? Perché una delle opere si intitola Suono di Gong ed con un colpo di una sfera pesante, l'energia di questo disco riverberà, si diffonderà ben oltre i limiti, i confini del Forte Belvedere, annunciando alla città di Firenze che il Forte Belvedere, lo spazio sovrastante Firenze, è occupato quest'anno da Eliseo Mattiacci. Si tratta di una mostra inedita, un omaggio ad un grande artista contemporaneo italiano di fama internazionale come Mattiacci, e
la conferma di una vocazione, quella del Forte Belvedere, che piace sempre di più ai fiorentini, ai visitatori, agli amanti dell'arte, perché coniuga la grande architettura, la grande storia, la bellezza imponente di questo forte, da dove si gode di una vista sublime, con l'arte contemporanea, con la grande arte contemporanea. Voglio ringraziare Monte dei Paschi di Siena, che è il nuovo partner di quest'anno e che accanto a quelli già esistenti come Carpisa ha reso possibile realizzare questa mostra, con la cura di Sergio Risaliti, e un ringraziamento speciale va alla famiglia Mattiacci, allo studio Mattiacci, a sua figlia che è qui con noi. Da Firenze un grande abbraccio al maestro, che è rimasto uno dei grandi interpreti viventi dell'avanguardia italiana degli anni 60 e 70. La cosa che più mi riempie di gioia è che ancora una volta Firenze riesce a non essere banale, ma ad essere una città capace di stimolare reazioni, discussioni, dibattiti, e di essere un modello di ricerca, sperimentazione artistica e culturale valido in tutto il mondo.